Ci aspettiamo che il nostro settore venga aiutato, ci aspettiamo di non essere descritti più come gli untori, mentre ci sono numerosi assembramenti dove non vengono rispettate nessun tipo di regola. Palestre ancora chiuse, secondo te per quanto tempo ancora voi che gestite la famiglia Landi, 3 centri fitness? Speriamo che apriremo presto, crediamo che a febbraio si possa cambiare qualcosa, anche se sicuramente ci saranno numerose restrizioni che non saranno favorevoli per la nostra riapertura. Per quanto riguarda invece il lato economico, le utenze arrivano, i fitti arrivano, però incassi zero, lo Stato vi sta aiutando? Ovviamente, come tutte le attività commerciali, stiamo attraversando un periodo di grosse difficoltà. Le associazioni sportive, le società sportive dilettantistiche hanno ricevuto un minimo di aiuto da parte dello Stato. Invece noi come società, come partita IVA, non abbiamo ricevuto nessun aiuto. Stiamo vivendo una situazione drammatica, considerando che nel 2020 abbiamo lavorato solo 6 mesi, tra cui 3 mesi estivi dove le persone non frequentano assiduamente la palestra. C'è stata una piccola ripresa il mese di settembre ed ottobre. Per quanto riguarda invece gli istruttori, sono tutelati dal governo e i clienti cosa vi chiedono? Allora, noi abbiamo dei collaboratori che vanno da una fascia di età di 25 ai 50 anni. Ovviamente chi ha 50 anni ha una famiglia da sostenere, non è facile coprire tutte le spese con l'una tantum che dà lo Stato. I clienti in questo periodo ci fanno parecchie domande su quando riapriremo. Ovviamente noi non sappiamo rispondere perché, essendo un settore dove non siamo tutelati dallo Stato, non abbiamo risposte certe.